Hai fatto, Ila? Mi sento tipo da svegli. Ila! Ho capito bene, dove sto andando? Ma che cosa hai? Ilari? Ti ho detto che sei incinta! Nel mio bambino ho l'importante, è maschio o femmina? Che ne so io? Ila, no, ti prego, non fammi donna, ti prego, mi fa schifo. Parlo, dov'è Ila? Ila è incinta. Cosa? Ila è incinta. Ciao a tutti, funghetti. Sta dormendo. Buonanotte. Ciao a tutti, funghetti e... Funghettine. Io sono Ila e l'est... No, com'era? Io sono Ila sta cascando. Io sono Stefano e lei Irene. Benvenuti in questo nuovissimo video, ragazzi. Perché oggi, ragazzi, faremo un video veramente speciale. Ehi, io Irene. Oh, ma che sono? Mamma mia, ma si fanno questi scherzi? Ehi, ma si fanno questi scherzi? Ma che cos'è? Ma Nicola, ma che stai facendo qua? Sì, Nicola. Mi stavo dimenticando di lei. Scherzi, scusa. Sì. No, Nicola, ogni volta che ci sei tu succede sempre qualche cosa. Zia Nicola, veramente a me già mi scoppia la testa. Quindi io veramente, guarda, Nicola, no, assolutamente no. Allora facciamo una cosa, Nicola. Vuoi fare il video con Ilari? Io ti dico che me ne vado, così mi vado a riposare un po'. Okay, e tu ciao. Stai qui con Ilari. Papà, aspetta. Se tu ti vuoi riposare in camera tua. No, me ne vado proprio, esco proprio da casa. Ah, meno male. Come meno male? Scusa? Meno mania. Ma che parli in corsivo adesso? No, che schifezza. No, Ilari, che sta... Ragazzi, io me ne vado, non voglio sapere nulla. Fate come vi pare, ci sentiamo dopo. Tanto Nicola è grande, può stare con te. C'è anche in camera. Ciao ragazze, a dopo. Adesso che stiamo sole, che facciamo? Andiamo in piscina, facciamo i tuffi. Oppure ci divertiamo. No, tu adesso fai soltanto una cosa. I compiti, se no tuo padre non mi fa più venire a casa tua. Oh no. Uffa, vabbè. Nicola, sei te io. Vediamo che c'è in frigo. Perché siamo sole, facciamo un bel aperitivo. Ok. Io bevo il latte, tu il panino. Possiamo tutto latte, però. Ila, quali sono i compiti che devi fare? Sono queste due schede? Sì. Ok. Allora, dato che non mi va la frazione in gol. No, la farei tu? Ma dici che c'è scritto? Ah, c'è scritto. Completa il sorteggio, la sequenza e colora. Sono stancata, ho fatto già due stelle. Nicole, ti devo dire una cosa. Che hai fatto, Ila? Mi sento male. Come ti senti male? Sì, mi sento tipo male da svenire. Questa sarà una delle tue scuse per non fare i compiti, ti conosco. No, veramente, Nicole, i compiti sono già finiti. Nicole, non sto scherzando. Ila, dimmi la verità, non mi fare preoccupare su queste cose, eh? No, veramente, Nicole, non ce la faccio. Mi sento tipo da svenire. Ila! Oddio! Ilari! Ila! Ila, ti svegli! Oddio, Ilari! Oddio, io chiamo l'ambulanza, chiamo qualcuno, non so che fare! Ilari! Tuo padre! Mamma mia! Ila, ti svegli! Ti prego! Non so che fare! Non so chi chiamare! Oddio, che faccio? I bicchieri! Dove stanno i bicchieri? Ma i bicchieri dove stanno? Ah, eccoli! Allora, ho visto in un film che una tirava l'acqua in faccia a una e si svegliava. Chi è? Mi sento bene. Che è successo? Ma perché ho l'acqua in faccia? Meno male che ti sei svegliata, Ila, mamma mia! Ti sei sentita male? Che cosa c'hai? Ti senti bene? Ti senti male? Che devo fare? No, io voglio andare a letto, mi voglio sdraiare. Ma che ti senti adesso? Mi sento strana, meno vomita. No. Vomitare no, perché mi fa schifo poi ancora a me, poi vomito dietro di te. Chiama papà perché io... Non mi sento bene, dove sto andando? Ma che cosa hai? Aia. Mira. Aia. Vai. Come ti senti? Male. Spiegami che cos'hai.
ho il mal di testa. Non mi sento bene, però ora ho una voglia di tè, di dolci. Io non capisco questi sintomi sono. Ehi Siri, quando qualcuno ha il vomito, mal di testa, mal di ossa, nausea, che cosa ha? Ilari, c'è scritto che sei incinta. Ma che vuol dire? Sono troppo magra. Ma sei pure troppo piccola sei per rimanere incinta. Ma io non so neanche che vuol dire. E poi c'è scritto così, se c'è scritto qui. Ma non è possibile, chiamo papà. No, chiamo il dottore. Perché? Perché sì, no, non chiamo papà per dirti che sei incinta. No, 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 chiamo il dottore, basta. Non è possibile, non so nemmeno che vuol dire. Ma se c'è scritto qua vuol dire che è vero, Ila. È pronto, dottore. Senta, un'informazione. Quando qualcuno ha le nausee, mal di testa, mal di ossa e cose così, che cos'ha? No, è fredda. È fredda? Ah, va bene. Ok, vedremo. Va bene, grazie. Arrivederci. Vabbè, adesso cosa facciamo? Ti devi abituare a essere incinta con il pancione. Ragazzi, per continuare a vedere il video, iscrivetevi al canale. Ok, adesso sei pronta per stare 24 ore con il pancione. Scusa, ma il mio bambino l'importante è maschio o femmina? Che ne so io? Ok ragazzi, vivrò 24 ore con questa pancia. Ti senti bene? Facciamo delle prove. Io... Qual è la prima prova? Devi riuscire a camminare. Ok. Vai. Sfilata. Ah! E così il bambino lo uccidi. Ma come vanno quelli? Gila. Devo inquinarmi. Comunque, a parte la pancia, mi viene ancora a vomitare. Allora prendiamo la medicina. Ma me la posso togliere questa pancia? No, ti devi abituare, no. Ma vero? Ho capito che è finta, però. Vieni. Ti devi mettere seduta, non ci devi andare contro come un toro. Mettiti seduta. Come? Puoi sedere. Non ce la faccio proprio a piegarmi con questa pancia. C'è solo un modo. Prendimi in braccio. No. Sto provando. Oh! 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 Mio Dio, quanto pesi là! Oddio mio! Ah, veramente? Allora, vediamo che c'è qui dentro. Termometro. Che c'è? Mal di testa. Nicola, a me mi sta venendo veramente a vomitare. Andare al bagno? Oh mio Dio. Ila! Ilari! Devo vomitare. Ila, no, 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 ti prego, non vomito, no, ti prego, mi fa schifo. No! Oddio, non ti vomito dietro! Sciacquati la bocca. Lolli! Sciacquati la bocca! Vai, ok, lo so, che aspetta! Sciacquati, stai facendo tutto! Asciuga, piena di vomito. Basta, non mi disturbate. Ila, come ti senti? Bene, però, Marino, però. Ila, questo è papà. Ila è papà. È papà, Ilari. Ragazze, sono tornato. Nicole, Ilari. Guarda, hanno già combinato qualche guaio queste. Stefano, ti dobbiamo dire una cosa. Cosa? Dimmi, Nicole, tu ogni volta che mi dici di non dire mai una cosa è successo qualcosa. Sicuro. Cosa è successo oggi? Sentiamo, è cascato qualcuno, andare all'ospedale, dottori, come al solito? Quasi. Cosa quasi? Dimmi, parla, dov'è? Ilaria incinta. Cosa? Ilaria incinta. Papà, non mi sento bene. Che cosa? Non puoi vomitare. Ma questa è colpa tua perché gli ho detto che ero incinta.
dimmi che ho un sogno. Papà, mi sento male veramente. Ilari, che cosa ha detto Nicole? No, stava... Nicole, dammi spiegazioni, dammi subito spiegazioni, immediatamente. Allora, Ilari mi ha detto che si stava sentendo male e quindi è svenuta per terra. Ho chiamato il dottore e mi ha detto che lei è incinta. Scusami, allora fatemi capire, quale dottore può aver detto una cosa del genere? Mi spiegate cosa è successo, per favore? Io sento poco bene, mi viene a vomitare. E quindi? E quindi ho guardato su internet i sintomi, era quella di incinta, quindi ho chiamato e mi hanno detto che lei è incinta. Io non c'entro niente. Allora, fammi capire. Allora, Ilari viene da vomitare, gli gira la testa e quindi è incinta, secondo te? Ilari? Ma il dottore! Ma come fai a dire una cavolata del genere? Scusami, Nicole, ma che non sei più una bambina anche tu? Cioè, come fai a dire una cosa del genere? Come te l'ha detto il dottore, scusa? Ma tu al dottore gli hai detto che si tratta di una bambina di 6 anni? No, forse mi è scappato qualche dettaglio. E allora come fai a dire una cosa del genere? Ma sei veramente rimbambita, scusami, eh? Ma era pure io nel panico. Ma che... Eri svenuta per terra, l'ho svegliata con l'acqua. E che c'entra con l'acqua? Ilari, ma hai mangiato qualcosa oggi? Sì, ho mangiato una cosa. Che cosa hai mangiato? Ho bevuto solo questo qui. Hai bevuto del latte? Fammi vedere. Dove l'hai preso questo latte, scusami, Dal Ilari, Ilari, lo sai quando scade questo latte? Ilari, questo latte è scaduto un mese fa, ma ti rendi conto? Nicole, hai capito? Hai fatto bere a Ilari, del latte è scaduto un mese fa. Ecco, ma sembra strano che era un po' disgustoso. Comunque ragazzi, io ovviamente non ho più parole. Dopo questa di oggi, veramente ragazzi, non ho più parole. Non so nemmeno se questo video lo pubblico, perché ovviamente mi vergogno di avere una zia Nicole e una sorella così rimbambita. Comunque ragazzi, mi raccomando, per non perdervi le nostre avventure, i nostri nuovi video, iscrivetevi al... Canale. Iscrivetevi al nostro canale e lasciate anche un mi piace. Quindi ragazzi, io direi che ci vediamo domani, speriamo, con un altro nuovissimo video, ovviamente senza zia Nicole, perché veramente non ne posso più. Quindi okay. Ragazzi, noi ci vediamo domani con un altro nuovissimo video.